Ciao ragazzi, buongiorno. Sulle sponde del lago di Pusiano vi vogliamo raccontare un po' come sta andando questa sessione. Oggi è la mattina del terzo giorno, una sessione piuttosto lunga, 4 giorni e 3 notti. Abbiamo avuto il modo di sondare, trovare degli hotspot, uscire, marcherare. Abbiamo già catturato e oggi vi vogliamo raccontare come l'abbiamo fatto. Allora ragazzi, andiamo un po' attraverso la pescata. Quali sono state le scelte a livello di innesco e di che cosa inneschiamo? Allora, Pusiano è stato sempre un lago che mi ha dato risultati con inneschi piuttosto generosi. In questo caso vedete un omino di neve 24, un hookbait. La linea di tancio delle hookbait è particolarmente dura perché resiste a gamberi, potenziale pesce di disturbo. Quindi dicevo, una hookbait da 24 mm perfettamente controbilanciata da una pop-up da 20 mm, sempre della linea Space Spice. Space Spice è una delle 4 linee di gusto, mi ha sempre dato grandissima fiducia e risultati in diversi ambienti di pesca, Pusiano non fa eccezione. Ovviamente vedete un innesco molto semplice, un terminale altrettanto semplice, risultato. Eccoci, allora, come dicevo, gli inneschi, linea tancio, hookbait a 24 mm, Space Spice, pop-up da 20 mm, sempre linea Space Spice, potenziate con il suo dip. È un liquido scomposto, si agita, si ricompone, si aggiunge alle pop-up e le potenzia. Eccoci ragazzi, innesco galleggiante, una piccola pop-up, una Tiger, sempre galleggiante. Caliamo su un fondo di 7 metri, duro, lo testiamo sempre col piombo, arriviamo fino sul fondo. Sentiamo il duro, è duro, adagiamo. Pastura. I love you for infinity. Oh, oh.
Ok, che cosa ho usato a livello di pasturazione? Ho usato due linee di prodotto, sono Atom 1.0, quindi boilers da pastura, che entrano molto molto velocemente in pesca. Perché? Perché hanno 3 uova per chilo, granulometria alta, scambio con l'acqua immediato, quindi rilasciano attrattore, rilasciano aminoacidi e le farine si disgregano in 6-7 ore, sono completamente entrati in pesca, quindi quello che mi serve per entrare in pesca veloce. Personalmente amo mixare due linee di gusto, quindi Space Spices, il mio preferito, Krill Explosion, quindi dare due gusti, due aromi differenti, due scelte differenti, diciamo, al pesce quando si trova sul letto di pastura. Sono boilers molto dure, appunto come dicevo, veloci di entrare in pesca. Oltre a Space Spices e Krill, tancio anche la linea fruttata, quindi Mixed Fruit, che completa un po' la gamma di gusto. Avremo due nuove uscite nei prossimi mesi, quindi state aggiornati. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Ragazzi, ci siamo, prime ore della mattina, partenza a cannone, canna più esterna, lungo riva, sotto sponda sinistra, 19 kg di carpa, grandissimo premio. Il lavoro di squadra fa sempre la differenza, fa sempre la vittoria in questo caso. Top, gran pesce, stupenda. Ciao ragazzi, buongiorno, siamo arrivati all'ultima mattina, mattinata gelida, questa notte ha veramente fatto freddo, siamo andati sui 4 gradi, umidità molto alta. Diciamo che questa notte è l'unica notte in cui non abbiamo catturato, una sessione di 3 giorni, dove la prima notte abbiamo fatto una cattura, una bella regina di 12 kg, la seconda notte, o meglio prime luci dell'alba, una bellissima, fantastica regina di 19 kg ci è venuta a trovare. Questa notte i segnalatori sono stati tranquilli, però tutto sommato devo dire che per essere novembre inoltrato, una sessione a Cusiano che ricorderemo, senz'altro ci ha dato soddisfazioni. Che dici Mattia? Sì, siamo comunque contentissimi del risultato, anche tenendo conto appunto del periodo. Stiamo andando verso l'inverno, le temperature si abbassano, i pesci comunque riducono quella che è la loro attività, ma abbiamo fatto degli ottimi risultati e ci torniamo sicuramente, sì. Assolutamente. Aggiungo solo che Tancio si è dimostrata un'ottima esca di fiducia, ha un'entrata in pesca molto veloce e questo ci ha permesso di essere incisivi già dalle prime ore. Ho utilizzato Tancio nella linea krill e spezie, diametri da 20 mm, mixando i gusti, creato un bel letto di pasturazione ovviamente con le granaglie che ci hanno permesso di entrare in pesca più velocemente. Il nostro è ovviamente un arrivederci, ci torneremo.